Buongiorno da BTV News. Oggi 8 aprile è il Sabato Santo. Ogni anno in tutto il mondo l'8 aprile si celebra il Romano Dives, cioè la giornata internazionale dei Rom, istituita per celebrare la cultura di questo popolo. La data dell'8 aprile è stata scelta per ricordare il primo congresso mondiale del popolo Rom che si tenne a Londra nel 1971. In realtà i popoli nomadi sono tanti. Un gruppo numeroso è quello dei Sinti, chiamati Manouche in Francia. Poi ci sono i camminanti, i Calais, i Lautari e molti altri. I nomi cambiano a seconda dell'etnia, cioè del popolo, ma anche del paese dove vivono. Per celebrare la giornata internazionale hanno però scelto di raccogliersi tutti sotto il termine Rom, che significa uomo, nella lingua romani, la lingua dei Rom appunto. Quello dei Rom è un popolo molto antico, fino all'anno 1000 i loro antenati vivevano nel nord dell'India. Erano nomadi e si procuravano da vivere facendo i musicisti, i giocolieri, gli ammaestratori di animali oppure lavorando i metalli. In seguito si spostarono verso l'Europa, dove si dispersero nei vari paesi. Nei primi secoli del Medioevo furono ben accolti, ma diventarono presto il capro espiatorio di ogni evento negativo. A loro si dava la colpa se arrivava un'epidemia, se c'era mancanza di pioggia per un lungo periodo, se arrivavano degli invasori, eccetera. Così iniziarono le persecuzioni. I Rom furono cacciati da molte città e villaggi, spesso i loro campi venivano bruciati. Il popolo Rom ha percorso il suo cammino nella storia senza lasciare tracce visibili di sé, se non per quanto raccontano di loro le cronache dei paesi che hanno attraversato. La loro è quindi una storia ricostruita dai Gagè, la parola in lingua romani che si definisce chi non è Rom.